Questa invece? Vestitini, eh? Anzi, non vestitini. Ho trovato uno skateboard. Oh oh. E ho provato a salirci. Così mi è schizzato via da sotto i piedi. Ma e questa cicatrice? Sono caduta sul coltello. Ok. La bruciatura. Me la sono fatta io. Non è vero. Perché? Non è vero. Mente. Per coprire un morso. Era qui. Ah, ok, ok. Non mente. Un infetto mi ha attaccata a 14 anni. E indovina? Sorpresa. Sono immune, quindi è rimasta solo un'impronta di denti con grosse cisti e... Au! Fanculo! Cosa? Ehi! Io ti ho raccontato una storia vera. Guarda che anche la mia è una storia vera. Te lo do io un morso. Hai sentito? C'è qualcuno? Jessie? Fermo, aspetta lì, ok? Non venire qui! Ah! Dare, forza, girati! Non ci posso credere. Poi chissà l'odore, belle sudate così. C'è una tormenta là fuori. Iu! Quella è erba. Che ci fai qui? Gli altri contano su di voi, chiaro? È molto importante. Allora perché non sei all'avamposto? Perché Tommy e Joel sono scomparsi. Che vuoi dire? Li abbiamo aspettati un'ora. Cercavo i cavalli e ho visto le luci. Saranno tornati in città. Senza avvertire nessuno, è impossibile. Da quant'è che li stai cercando? Non molto. Ci dividiamo. Ognuno una direzione. Cosa mai da fare? Non potete andare da sole, è pericoloso. Appunto, se sono nei guai... Ok, io vado a ovest, Dina prova a sud, tu cominci da est, ma usate la testa, ok? Eccoci allo chalet. Ti ha portato nella tana del lupo. Non sprecate colpi! Boom! A tappeto. Andiamo dentro! Sbaventato? Yes. Come state? A posto. Grazie. Sì. Posso parlarti un attimo? Vuoi che togliamo le selle? No, non importa. Affronteremo la bufera. Togliamo il disturbo. Avete spazio, asciugamani, roba così. Hai avuto fortuna. Non ne hai idea. Avete elettricità qua dentro? Dove cazzo sei stata? Ci sono dei pannelli solari. E questi chi sono? Da quant'è che siete qui? Da ieri. Ieri? Cioè. E che cosa ci fate qui? Siamo solo di passaggio. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. Ti ringrazio. Sono Mel, comunque. Tommy, mio fratello. Joel. È come se sapeste già di noi. Già.
Aiuto. Perché è così. Scena più scena non poteva esistere. Nora, tutto bene? È andato. Mettetelo contro il vetro. Tommy! Lasciatemi! Lasciatemi! Puta madre. Joel Miller. Chi sei? Sapevo che lo avrebbe detto. Indovina. Perché non mi fai il discorsetto che hai preparato? E la facciamo finita. Mettigli un noccio. Forza. Allontanato. Questa fa male. Che stupido, stupido vecchio. Come mandare a puttane tutto ciò che è stato costruito nel primo capitolo. Ah. Torniamo da Ellie, per favore. Grazie. Poverina, però. Tutto quello che è stato costruito in 13 ore di gioco, vederlo svanire così. E non abbiamo neanche avuto praticamente l'opportunità di giocare Joel l'ultima volta, se non col cavallo all'inizio, nel prologo. Va bene, andiamo avanti. Avanti. Spero stiano bene. È brava che non ci salti sopra. Joel! Tommy! Tanto gli infetti dovrebbero essere tutti morti, giusto? Mo l'ho detto e sbucano fuori. Sicuro. Okay, va tutto bene. Ci pareva strano. Joel! Tommy! Allora, munizione per pistola. Da dove arriva? Già, lo sente urlare. Per fortuna tutti volevano arrivare nello stesso punto. Stanno torturando, cazzo. Thank you.
controllato tutto? Mi sa di sì. Già. Per fortuna non c'è nessuno dentro questo chalet. Apriamo la porta? Apriamola. Joel. Cazzo, ha tagliato la gola. Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi, cazzo! Puttana! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! Li ammazzo tutti! Che succede? È detta così, fa ridere. Ma poi ci si mette d'impegno, state a vedere. Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Nessuna pietà. Joel, ti devi alzare! No! No! O comunque, è come Bruto con Cesare. O Rasputin, ce ne sono volute di mazzate per farlo fuori, eh? Mi ha anche sputato sopra, però questo è bruttissimo. Praticamente Joel l'ha pagata cara, soprattutto l'ha pagata Ellie cara, per un gesto che in realtà è stato di mezzo secondo nell'ultima parte del primo capitolo, dove lui ha ammazzato il dottore. Proprio, cioè, un gesto che se non ammazzava il dottore non poteva salvare Ellie. Ma lui non voleva ammazzare il dottore, ce l'ha fatto perché era l'ostacolo. Sono qui!